carcere deve cambiare. Io come mamma la vivo la vita di un carcere, di ogni detenuto. E vedendo certe cose non va bene. Il carcere può essere educativo e può essere distruttivo. Tenendolo impegnati hanno la possibilità dentro di passare meglio il suo tempo e vedendo certe cose non va bene. I detenuti hanno chiesto di finanziare il reparto di pediatria di Livorno. Io ho le bolle, aspetta, ho anch'io le bolle. Insomma, vi racconto una bella storia. C'è il gruppo dei detenuti del carcere di Livorno, dell'alta sicurezza, che hanno deciso di fare una mostra per offrire i loro prodotti, i loro piccoli e grandi modellini, facendo sì che i livornesi vedano le cose belle che sono capaci di fare. E hanno fatto anche una cosa molto bella, perché hanno dedicato i gozzi del palio marinaro in modo che i livornesi vedano i prodotti fatti da loro. Ora, qual è la cosa bella? La cosa bella è che i detenuti vogliono sentirsi un po' parte di Livorno. E allora hanno detto, bene, se riusciamo a mettere in offerta questi modellini, vorremmo finanziare qualche iniziativa per la pediatria di Livorno, per il reparto di pediatria di Livorno. E insomma, è nata questa cosa molto bella e quindi siamo qui che aspettiamo tante persone che possano prendere questi modellini e far sì che il lavoro dei detenuti diventi un momento di partecipazione alla città di Livorno. Poi abbiamo fatto una cosa anche carina, che abbiamo messo un libro dei sogni, vi faccio vedere il libro dei sogni, e qui c'è qualcuno che sta scrivendo sul libro dei sogni, e sul libro dei sogni tutti i livornesi scrivono qualcosa, un pensiero per questa mostra. Purtroppo si dimentica ciò che ha scritto più di un secolo fa Beccaria, che diceva le prigioni in Italia sono i cimiteri dei libri, e si dimentica anche ciò che ha detto recentemente la Costituzione: lo scopo del carcere è la riabilitazione e la rieducazione. Qui praticamente loro è tutta un'azione di autodidattica, nel senso che i detenuti si sono un pochino espertizzati da soli. Però sul problema dei violini e degli strumenti musicali, con la Fondazione Goldoni vogliamo provare a capire se riusciamo a costituire una vera e propria attività di liuteria, costituire un laboratorio di liuteria dentro il carcere di Livorno è una delle nostre ambizioni e dei nostri sogni.